Gerardo Colombo è uscito dalla, quando è uscito dalla magistratura si è subito impegnato a promuovere la riflessione sul senso della giustizia, sulla Costituzione e sul rispetto della legalità. Presidente della Ganzanti, fondatore dell'Associazione sulle Regole, tra l'altro componente anche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha incontrato negli anni migliaia e migliaia di studenti, approfondendo sempre tematiche riguardanti il rispetto della dignità della persona, di qualunque persona in quanto tale, secondo proprio la via tracciata dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Per cui, Gerardo, a te. Buongiorno. Allora, se mi consentite, io questo me lo prendo e vado un po' in giro, perché così siamo un pochino più a contatto. Come state? Siete stati deportati qui contro la vostra volontà? Abbastanza? Beh, lei cosa avrebbe fatto se non fosse? Aveva i programmi per oggi pomeriggio? No, proprio... Va bene, allora abbiamo un pochino di tempo da passare insieme, poi io devo scappare via di corsa, come avete visto, io ero in fondo. E però purtroppo, per motivi di spostamenti di aerei, eccetera, devo andare via prima, quindi non potrò seguire tutta questa celebrazione, perché è una celebrazione di 18 anni, che è proprio 18 anni qua? Voi tre? E basta. Cioè, lo dicono, lei aveva uno sguardo come dire, purtroppo compie 18 anni. Potevo compiere la settimana, no, quando è che lo compie oggi? No? Lei l'ha già compiuto, non lo si vede. E lei a settembre, quindi lei è ancora 17 anni. Quindi lei è ancora, non vota. Voi votate invece. Cioè, votate. Nel senso che adesso poi parliamo magari anche del voto. E altri 18 anni ce ne sono qua o cercano di nascondersi in tutti i modi? Agli estremi. Come? Quasi 18 anni, anche lei c'è a 17, sta arrivando a settembre. Quindi c'è. Lei 19 e mezzo, più o meno. E lei vota sì. Noi, devo dire, votiamo ancora per poco. sì. Purtroppo, vabbè, insomma. Allora, saremo qua per parlare di Costituzione. Voi la Costituzione, se avete una qualche così, fraternità con la Costituzione, la conoscete? Proprio per niente. Le basi, quali sono? Vediamo un po', le basi, poi passiamo alla... Letto ogni tanto. No, ogni tanto, quando... Come si chiama? Federico. Federico, quando non sa cosa fa, quando si chiama, dice, ma andiamo a prendere la Costituzione, che così me la leggo un po' e... Non lo so, come, perché è difficile, no? Federico, lei che la legge ogni tanto, l'ha studiata, quando era giovane. Ecco, quindi la Costituzione, com'è che è fatta la Costituzione? Mettiamo che io non la conosca e che lei me la spiega un pochino, appena appena. Ci ha messi male? Ma a lei se l'è spiegato delle volte no. E quindi, vabbè, quindi terreno molto fertile. Voi vieni indietro, di com'è che siete messi con la Costituzione? Prego, come si chiama? Dignan Josh. Come si chiama? Dignan Josh. Dignan. E tu, cosa dici? Ah, io so. So quella principale. Cioè quale? Che l'Italia è una repubblica basata sul lavoro. Cioè, la principale perché è l'articolo 1. Sì, è l'articolo 1. Beh, principale nel senso che l'1 viene prima del 2. Il 2 viene prima del 3 e così via fino a quando nella Costituzione? 139, lei se ne sa di cose. Com'è?
I 12 sono più importanti. No, forse ce n'è uno che è il più importante di tutti, secondo me. Vediamo un pochino se anche secondo qualcun altro. Posso togliermi la giacca? Subito la prof ci ha dato il permesso. Grazie. Sì, perché mi muovo meglio. Vediamo. Ho fatto una cosa terribile. Ho corso il rischio di assorbirvi tutti. Allora. Ce n'è uno, cioè la Costituzione, in effetti, se volessimo sintetizzarla al massimo, potremmo ridurla a un articolo. Quale? Ma caspita, ma voi siete veramente... venite qua, perché siete anche più giovani, siete... Caspita, cioè siete praticamente tutti. Allora, vediamo un po', voi che classe siete? Terza D di dove? Codiverti. Tutti Codiverti. E quindi mi sembra di capire che avete lavorato tanto sulla Costituzione. Io come faccio adesso? Giro le spalle o a voi? Vabbè, a qualcuno giro le spalle, chiedo scusa. Intanto mi giro. E quindi mi sembra che sia stata abbastanza unanime questa risposta, l'articolo 3. Giusto? Chi è che vuol dire perché? Prego, come si chiama? Abderrahi. Abderrahi. Sì. Insomma, l'articolo 3 secondo me è più importante perché fa notare che tutti quanti, non considerando genere, colore di pelle oppure provenienza, sono tutti quanti uguali davanti alla Costituzione. Tutti quanti? Tutti quanti davanti alla Costituzione. Non è che siamo uguali noi, perché lo vediamo che siamo diversi, no? Pensate quanto siamo diversi lei e io. Cominciare i capelli, che è la cosa che si vede di più quando sono girato, però mi giro e si vede più, guardi quante rughe ho io e invece lei neanche una. Dovessimo fare il corso a 100 metri, lei me ne dà almeno 50. Eh sì, come siamo diversi, no? Lei e io, ma anche lei e lui, che avete più o meno la stessa età, che diversità, no? No, noi siamo tutti diversi, siamo tutti diversi. Quelli che sono uguali sono i nostri diritti, le nostre possibilità. I nostri diritti, ma anche i nostri doveri. Sta tutto lì, adesso lo diciamo anche agli adulti, perché secondo me loro fanno finta di sapere un sacco di cose. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Ai sindaci qui davanti, e loro sanno tutto. Ma... una piccola bottiglia. No, ma se uno ha 70, no, benissimo, benissimo. Sai che bisognerebbe bere almeno 2 litri d'acqua al giorno? Eh sì. Però stavamo parlando di Costituzione. La Costituzione c'entra anche con l'acqua. A che articolo si parla non direttamente di acqua? Eh? Non lo sa. Oh, siete all'articolo 1? La prima lettera dell'articolo 1, Elide, e state studiando l'apostrofo dell'Italia, più o meno. Allora, no, sono uguali i nostri diritti? Mi piacciono i diritti. E i doveri? Va, non mi dica che mi piacciono i doveri, non ci credo. Non piacciono a nessuno i doveri. Eh sì, ho capito, dobbiamo farli, però non è... Ah, che bello, adesso io vorrei andare al cinema, però invece devo, non lo so che cosa, mettere in ordine la camera. Ecco, quella roba lì, ecco, appunto. A lei piace, come si chiama? Come si chiama? Sì, come? Penelope.
Penelope, lei ha una passione che c'era, lui che legge la Costituzione, e invece Penelope mette a posto la camera. Sì, certo. Allora, la Costituzione sta tutta in quell'articolo lì, che dice che ciascuno di noi è importante. A lei piace essere importante o no? Abbastanza, no? Meglio no essere importanti che non essere schifati. Quello sì. Ciascuno di noi è importante, ma è importante tanto quanto tutti gli altri. Ragione per cui queste differenze che abbiamo, che sono, che riguardano, riguardano tutto, no? Il genere, la lingua, l'etnia, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali. Cosa sono le condizioni personali? Qui si fa fatica a arrivare da tutti, però intanto uno ci prova. Cos'è che sono le condizioni personali? Buongiorno, come si chiama? Andrea. Classe? Seconda. Seconda? Seconda. Bene, e le condizioni personali cosa sono? Come si chiama lui? Sì, Nicolas. E anche lei seconda, siete insieme. Le condizioni personali cosa sono? Dai, tra tutte e due. E lei che è in mezzo? Simone. Simone, tutti e tre. Cosa sono le condizioni personali? Corpo. Proviamo a pensarci. Vediamo se qualcuno ci arriva. Le condizioni personali che non riguardino il genere, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche. Cos'è che sono? Io, anche se lo chiedo agli adulti, forse qualcuno degli adulti magari si trova un pochino in difficoltà. Dai, cioè mettiamoci qua. Guardate, lei e me. E abbiamo, siamo le stesse condizioni della persona, vediamo, no? Allora, perché? Per esempio, il genere l'abbiamo già detto, no? Perché l'ha già detto la Costituzione, quindi lo studiamo. Lei è una femmina, io sono un maschio. È una ragazza, io non sono... Ero un ragazzo qualche 50 anni fa. Facciamo 60. Però che differenze ci sono tra le... condizioni personali, condizioni della persona. Allora, vi metto sulla strada. Io sono vecchio e lei è giovane. Lei va a scuola e io no. E anche quello. Lei è giovane, io sono vecchio, io porto gli occhiali, cioè vuol dire che ci vedo poco, e lei invece ci vede bene. Speriamo, perché sennò sarebbe il caso di mettersi gli occhiali, ma mi sembra che ci veda bene. Quanti sono questi? Vedete che ci vede bene? Condizioni personali e condizioni sociali. Indipende, condizioni sociali magari si capisce un pochino di più o no. Uno è ricco, uno è povero, uno fa l'ingegnere, l'altro fa l'operatore ecologico, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ok? Tutte queste differenze non possono penalizzare. È tutto lì la Costituzione. C'era quando l'hanno scritto? Caspita, io invece no. Avevo già 14 anni quando l'hanno scritto. Lei è orgogliosissimo del fatto di avere 76, 86, 90 anni. E mi ricordo che è stata lodata in tutto il mondo. È stata lodata in tutto il mondo, però tutti la lodano e nessuno la segue. Perché così è. Ma guardate, ci siamo dentro anche noi, non è che noi facciamo eccezione. Vi piace questa roba qua, essere importanti tutti tanto quanto gli altri? Vero? Veramente? Tutti importanti come gli altri. Qualcuno di voi ha un fratello minore? Un fratello minore, soltanto lei? Cioè, voi non avete... Anche lei. E voi quando tornate a casa da scuola, il vostro fratello più piccolo sta guardando la televisione un programma che non vi piace, cosa dite?
Allora adesso ci mettiamo d'accordo, prima tu e poi io, oppure dai qua il telecomando se non ti spacco la faccia. A proposito dell'essere così fanatici, dell'essere tutti importanti allo stesso modo. Vedete, abbiamo tutti i piedi bagnati su questo fatto qua che la Costituzione, oh com'è bella, ma basta che resti lì. Perché se invece si avvicina troppo, non è così. Insomma, ci abbiamo dei problemini, noi. Poi vediamo se riusciamo col tempo che abbiamo a riuscire a capire perché l'hanno scritta in questo modo. E come mai noi invece facciamo così fatica? Forse perché non abbiamo mai capito perché l'hanno scritta in questo modo. Chi lo sa? Ecco, la Costituzione è quell'articolo lì, l'articolo 3. Tutto il resto della Costituzione, a cominciare da un pezzetto dell'articolo 3, è stato scritto per fare in modo che l'articolo 3 sia vero. Cominciamo. Siccome lei non si addormenti per forza, ma secondo me stava lì la diceva, ma come è noioso questo Colombo che mai sta. No, ha dei pensieri suoi. Non ce li dica perché se non sono suoi. Bene, allora invece no, proviamo a pensarci insieme, dai, che così insisti. Lui pensa molto meglio di lei. E lei pensa così. No, anche lui pensa che lei pensi molto bene. No, proprio no. Allora, vediamo un po', ma dai, ma... Adesso io... Vi dico una cosa che lo dico sempre ormai. Perché a scuola si può andare bene, a scuola non è male, no? Io sono stato bocciato due volte. In seconda media e in quarta ginnasio. Ho recuperato per due volte. Però insomma, mi hanno bocciato. Perché abbiamo i problemi nostri, alla nostra età. Lei ce li ha. Molti anche lei. Ieri ero a presentare un libro su alcuni ragazzi ormai noti che fanno rap, tipo Fabri Fibra, erano 18 interviste e ci hanno mischiato dentro insieme, c'era Baby Gang, conosce Fabri Fibra, c'ero io, è vero, ma lei ride, oh, bella. Sì. È un libro che è appena uscito da Mondadori. E secondo me, perché mi è venuto in mente? Perché è difficile riuscire da parte degli adulti a trovare un linguaggio per farsi capire da voi. E delle volte è difficile, difficilissimo per voi trovare un linguaggio per farci capire da noi. Se magari ci mettessimo quanti a cercare di capirci, riusciremmo meglio. E magari la scuola sarebbe anche un pochino meno difficile, un pochino meno pesante. Lei dice no, la scuola è uno schifo dell'altro mondo, l'ha inventato, io ci penso tutti i giorni e lo odio e penso che per fortuna sia già morto, perché ha inventato la scuola chissà quanto tempo. Ma lì, anche lì, no? Adesso una piccola digressione, cioè spostiamo un attimo l'attenzione, anche se in effetti non è che la spostiamo tantissimo. A voi non piace venire a scuola, no? Non mi piace. Ma sì, dai, non piace, andare a scuola non piace, adesso siete lì come i prigionieri, no? Sì, che fate le barrette, per contare quanti giorni mancano. Delle volte anche i prof fanno così, eh? Perché può succedere anche a loro, che questi ragazzi mi stanchiano. E tutti lì a fare le barrette. Ma proviamo a pensare, perché... Sì, e poi la... infatti, finita anche questa settimana. Quando è che finisce? È finito il 6? Il 7? Il suo compleanno? L'hanno fatto apposta per festeggiare. Ma perché? Perché sapete a cosa serve la scuola? Per imparare perché? Poi una volta che hai imparato cosa fai? Siamo tutti?
Stolti. Stolti perché vai in una scuola qui, tradizionale. Adesso non si dice, cioè va benissimo dire stolti, però poi magari i suoi compagni non la capiscono. Già, vabbè, non usiamo dei linguaggi che poi ci guardano male tutti, però uno non dice, quando lei incontra il suo amico lì che aveva fatto una stupidaggine, dice, ma come sei stato stolto? Sì. Vediamo, come si chiama? Cesare. Mettiamo che Cesare non si accorge che c'è una buccia di banana davanti ai piedi e dice guarda che c'è una banana lì davanti ai piedi, e Cesare cosa hai detto? E casca per terra. E lei a Cesare dice come sei stato stolto? O le dice ma se... non lo so. Hai capito che il linguaggio parlato è molto diverso dal linguaggio formale? Allora, io dico che tra ragazzi non dite stolto, giusto? Se uno cade e dico, c'è una voce parola, cosa fa? Dico, te l'ho detto 3 secondi fa, vabbè, ti arrangi, avrebbe una cosa. Sì, ma, sì, ma questo è bello perché lei non è giudicante. Poi qui stiamo tirando io, lei non è giudicante, e non dice, ma guarda che cretino che sei stato, giusto? No, io dico. Sì, ma di tuoi. Tanto la testa è tua e mica mia. No, se ne cava. Va bene, allora torniamo però alla scuola, che poi torneremo alla Costituzione. Stiamo aprendo un sacco di parentesi. Perché si viene a scuola? Per imparare, ma per imparare perché? Chiedo scusa. Anche lei ha dei problemi, un sacco. E io gli ho creato un altro un ginocchio. E... perché? Per imparare a che scopo imparare? Per non essere stolti, lei dice. Ma a che scopo non essere stolti? Vediamo che c'è una mano lì. È la sua la mano? Io penso che la scuola, cioè secondo me non è stato nessuno a inventare la scuola. Qualcuno ha inventato l'edificio perché gli animali si insegnano le cose. Chissà insegna e poi gli alunni apprendono e o utilizzano queste cose che gli sono state insegnate nella vita quando diventano grandi o anche nello stesso momento, oppure insegnano alle prossime generazioni. Ma perché? Perché imparare? Per riuscire a sostenere, a attraversare il mondo che a parte che esige sempre più informazioni, cioè adesso chi è analfabeta praticamente ha una vita molto limitata rispetto alle persone che riescono a leggere banalmente, e quindi riuscire a sostenere, riuscire a andare in giro e capirci qualcosa. Riuscire a capirci qualcosa, come si chiama? Alisa. Alisa dice perché riuscire a capirci qualcosa, che forse siamo anche un pochino sulla buona strada, vediamo un po' se riusciamo a capire perché si va a scuola. Voi vi state chiedendo perché ci ha messi qua? E me lo sto chiedendo anch'io. No, ma perché dovevate fare voi questo intervento sulla Costituzione? Perché, caspita, l'ho chiesto, da dove parte la Costituzione? Qual è l'articolo? Subito, immediatamente. Volete andare avanti? Secondo me la scuola è importante, e imparare sono importanti, perché il mondo ha dei requisiti. Insomma, se tu non raggiungi quei requisiti non puoi fare niente. Praticamente non puoi fare niente. Se tu non conosci i requisiti del mondo, che sono poi le regole, fai fatica. Vediamo un po' se riusciamo a fare un percorso un pochino diverso, che magari arriviamo allo stesso risultato. Però, a voi piace essere liberi? Mi trovate tra tutti una parola sola, attraverso la quale io riesco a capire che cosa vuol dire essere liberi? Cioè, che cosa può fare chi è libero in una parola sola, che invece non può fare chi non è libero? In una parola, cosa può fare chi è libero, che invece non può fare chi non è libero? È tutto lei dice, lei può bere e dormire contemporaneamente. Io credo che sia proprio scegliere.
Chi è libero può scegliere se dormire o bere. E chi non è libero deve fare quello che gli dicono gli altri. Tutto lo può fare soltanto chi è onnipotente. Che vuol dire che può tutto. A noi dà fastidio non essere onnipotenti. E quindi ci troviamo in questa condizione che abbiamo necessità di scegliere. Eh sì, possiamo scegliere se dormire o bere. Ma possiamo scegliere questa sera cosa fare stasera. No, se sono fatti soli, se vuol dire, cosa pensa di fare stasera? Giocare con i suoi amici, perché è libero di scegliere. Forse in prigione non potrebbe, giusto? Chi è libero sceglie, chi non è libero non sceglie. Secondo voi si può scegliere senza sapere? Io credo lei il portavoce della classe. No, è una bella cosa essere così pronti. No, non si può scegliere senza sapere. Tanto che, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sindaci. Secondo me, anche questi 7 sindaci, una volta nella vita, hanno detto, se l'avessi saputo non avrei fatto così. E anche voi l'avete detto. Noi poi, noi siamo un po' più, meno formali, i sindaci dicevamo, e diciamo, se lo sapevo non lo facevo, giusto? Eh sì, cioè se l'avessi saputo avrei scelto diversamente. La mia scelta non è espressione della mia libertà perché mi mancava la conoscenza per poter scegliere quello che avrei voluto. A scuola, me l'avete detto voi che si viene per imparare, se per essere liberi è necessario sapere, e sapere il risultato dell'imparare vuol dire che a scuola si viene per essere liberi. Poi però lo si capisce quando si ha 16-17 anni. Ma se lo si capisce prima, e venire a scuola, andare a scuola perché questa non è una scuola, non è che ti possa sembrare uno sbatter via il tempo. Diventa una cosa che serve a te. Non che serve ai tuoi genitori, non che serve agli insegnanti, serve a te. Perché se ci piace essere liberi, bisogna attrezzarsi per essere liberi. Perché non è che, cioè si dice, no? Com'è che si chiama più lei che non mi ricordo? Tommaso, mi dia un 5, Tommaso. Allora, Tommaso, lei non si ricorda quando aveva 5 giorni? No, neanche io. Però ha visto un bambino di 5 giorni. E secondo lei un bambino di 5 giorni è libero di fare che cosa? Nulla, cioè può strillare per attirare l'attenzione degli altri. Perché lui non è capace di fare niente. E lei Tommaso adesso è più libero di quando aveva 5 giorni o no? E come mai? Bravissimo. Perché ha imparato molte cose. Ha imparato a camminare. Gli ha fatto fatica a imparare a camminare. Con i nostri genitori, uno da una parte, dall'altra, vieni qui, vieni qui. E noi, boom, casca da una parte, casca dall'altra. Ha imparato a parlare. Ha imparato a distinguere la candeggina dalla bibita. Che invece quando andavamo in giro a gattoni, i nostri genitori la candeggina la mettevano in alto. E perché noi avevamo bisogno di fare esperienza. E quindi correvamo il rischio di, per fare esperienza, di berci la candeggina e avere uno stomaco pulitissimo, ma poi non stare mica tanto bene. E diventare liberi è un percorso. Più mettiamo dentro conoscenza e più abbiamo la possibilità di fare scelte consapevoli. Di scegliere quello che vogliamo invece che quello che ci fanno fare gli altri. Ecco, la Costituzione ha proprio quasi il pallino di tutelare la nostra libertà. Che però, poi siamo in tanti,
E delle volte sembra che se è libero lui, se la faccia spaventare. No, no. E magari lui un pochino meno. Però qui è perché ci confondiamo sul significato della parola libertà. Cosa vuol dire libertà? E chi ha fatto la rivoluzione francese? Voi dove siete in storia? Storia, cos'è sta roba qua? Dove che siete in storia? Lei che lo sa. Più o meno. Roma, non se lo ricordo, più avanti. Non lo so, cioè Napoleone c'è già stato? No, Napoleone. Siete prima di Napoleone. E com'è che fate? In terza? Dov'è che siete in terza? C'è qualche prof che lo sa? Ah, età contemporanea. Adesso in 20 giorni dovete fare la... Ah no, giusto, voi siete 18enni, ma chiedo scusa, ma siete così giovanili che... No, vabbè, voi avete fatto tutto, magari due o tre volte, no? Adesso, in elementare dove si arriva a storia? All'età antica. All'età antica. Poi alle medie? Dal medioevo all'età moderna. All'età moderna. Fin dove si arriva? Fin dove si arriva, E poi voi alle superiori, voi dov'è che studiate, cosa fate? E che cosa? Siete insieme? No, io faccio una lavata, meccanica. Meccanica, lei? Io vendo commercio. Anch'io. Voi dove siete? Sì. E invece lei fa meccanica. Meccanica. E fate anche storia, però. Non soltanto la storia della meccanica, no. E quindi, insomma, bisogna correre per arrivare alla fine dell'anno, perché voi sicuramente alle superiori dovreste arrivare all'età contemporanea. No, dicevo, questa storia qua della libertà, beh, lei lo saprà cosa dicevano, la rivoluzione francese l'ha sentita nominare, ma sapete anche qual era il motto dei rivoluzionari francesi, queste tre parole, no? Liberté, égalité, fraternité. Ecco, questa libertà riguardava qualcuno soltanto o tutti quanti? Tutti quanti. Poi non è che fossero tanto convinti di quello che dicevano, perché libertà è per tutti, però quelli che non la pensano come me ti taglio la testa, quindi non è che fosse tanto così. Però il concetto di libertà è che si è liberi tutti, no? Ma siccome siamo in tanti, delle volte ci sembra che la libertà di uno confligga con la libertà dell'altro. Per esempio, chi è che dice al suo fratello più piccolo, dai qua telecomando, se no ti spacco la faccia. E il fratello più piccolo non è che sia tanto libero, ti do il telecomando, se no la faccia rotta. Allora, attenzione, perché esistano i diritti, la Costituzione preveda che esistano anche i doveri. E anche lì, come c'è un articolo 3 che racchiude tutta la Costituzione, c'è un articolo che contemporaneamente racchiude tutti i diritti e tutti i doveri. Già sapete qual è? Dai, ve lo dico io, anche perché prima o poi me ne vado. È l'articolo 2 che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cos'è che vuol dire? Questa parola solidarietà, lo sapete cosa vuol dire? Più o meno. Finito il tempo. Dai, sedetevi però, poveretti, perché mi fate pena. Se qualcuno vuole rimanere, rimanga.
cos'è che vuol dire solidarietà? Vedete, sono poche le parole alla fine che nella Costituzione danno il senso della Costituzione stessa. Solidarietà vuol dire alla fine proprio quello di vedere negli altri un altro se stesso, in modo da trattarlo così che abbia le stesse possibilità che abbiamo noi. Noi possiamo essere liberi soltanto nella misura in cui facciamo liberi gli altri, perché se no non siamo più liberi e siamo dei privilegiati. Non è più libertà, è privilegio. Non è più libertà, è sopraffazione. E se noi ci impostiamo in questo modo, poi va a finire che siamo conciati come siamo conciati. Perché ci sono le guerre? Perché non riconosciamo i diritti dell'altro? Perché oltre ad esserci le guerre ci sono soltanto in Italia qualche 5-6 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà? Perché manca la solidarietà? Perché si preferisce non pagare le tasse? Le tasse sono proprio la base della solidarietà. Dai, vi racconto una storiella che ce la facciamo. Mettiamo che è sera, sono le 10 di sera. Stiamo parlando qui e ci sono più adulti che ragazzi, anzi ragazzi non ce ne sono perché nessuno li ha deportati in quel posto. E io sto parlando di questi temi con gli adulti e c'è un adulto che non ha mai pagato le tasse. Mi sente parlare e a un certo punto dice ma guarda, mi sembra quasi che abbia ragione questo colombo qua che rompiscatole che è, viene qua a turbarmi, io che ero così contento di non pagare le tasse e basta, adesso mi crea qualche problema con me stesso. Da oggi, da adesso, faccio un patto, lo faccio con me e basta. Non userò mai più cose che sono state fatte grazie alla circostanza che altri, non io, hanno pagato le tasse. Passa ancora una mezz'oretta, finiamo, ci salutiamo, usciamo. Lui è appena uscito, si venda. Si mette una venda sugli occhi in modo da non poter vedere niente. Perché? Perché si venda? Ha fatto quella promessa? Prego. E perché praticamente la maggior parte delle cose che abbiamo a disposizione è pagata da noi. E beh, ma perché si venda? Cioè si venda, non è che si lega. Per cercare di resistere alla tentazione di utilizzare quelle cose. Aspetta un attimo. Entriamo in una relazione diretta. Allora, di sera è buio, sì. Però in strada ci si vede perché? Perché ci sono i lampioni. E i lampioni com'è che il sindaco li ha messi lì? Perché ci aveva detto soldi delle tasse. E non bastano soltanto i lampioni, bisogna che ci sia la lampadina e che ci sia l'energia elettrica che la accende. E il sindaco come fa a pagare la bolletta della luce? Se nessuno paga le tasse non ci sono i lampioni e non c'è l'illuminazione. Orca dice, mannaggia, vabbè, insomma, dai, tanto qui so come andare a casa, tasto gli edifici e cammino sul marciapiede e arrivo a casa in un momento. Fa un passo, orca, e il marciapiede con che soldi è stato fatto? Ecco, i soldi delle tasse. E allora devo andare a casa per i campi. E vabbè, vado a casa per i campi, tanto sto abbastanza vicino, non ci vede niente. Cammina, a un certo punto in un campo mette un piede in un fosso, si fa un male dall'altro mondo, si storta la caviglia, che male, dov'è il telefono? Chiamo l'ambulanza che mi venga a prendere, tira fuori il telefono, schiaccia un tasto,
non posso chiamare l'ambulanza. Eh sì, perché il pronto soccorso, l'ospedale, lo stipendio dei medici, bla bla bla, eccetera, eccetera, tutto per via che altri e non io hanno pagato le tasse. E vabbè, dai, ah, che male, ma chissà quando arrivo a casa. Cammina, cammina, facendo la fatica dell'altro mondo, arriva a casa, sono passati prima di lui i ladri, gli hanno svaligiato la casa. Chiamo i carabinieri. È la stessa storia. Anche i carabinieri, a cominciare dalla divisa e le armi e la caserma, tutto per via delle tasse. Ma che vita, entra in casa, si toglie finalmente la benda perché la luce in casa sua la paga. Che sei che mi è venuta a aprire il rubinetto? Mette sotto un bicchiere e chiude subito il rubinetto perché anche la rete idrica è arrivata a casa sua per via che gli altri, non lui, hanno pagato le tasse. Gli scappa la pipì, va in giardino a farla perché anche la rete fognaria è arrivata a casa sua per via delle tasse. E capite, senza solidarietà, o sei straricco, ma veramente in un modo incredibile, che comunque anche essere straricco, sì, per allacciarti alla rete idrica e alla rete fognaria, beh, devi aver pagato le tasse, o se no non vivi. E c'è anche altro da dire a proposito della solidarietà e della necessità che siamo tutti liberi. Mettiamo che lei, che l'ho torturata meno di tutti gli altri, mettiamo che venga paracadutato improvvisamente, da solo, così com'è, in un'isola deserta. È libero di far che cosa in un'isola deserta? Tutto sì. C'ha già fame, si mangia il panino. Ah. È a livello di libertà? E appunto, ma è libero di far che cosa? Di leggere un film, un libro? Di andare al cinema? Di mangiare un panino? No? Di baciare una ragazza? Oh, è libero proprio di far tutto. È libero di far niente. È libero di far niente perché le alternative che ha sono talmente ristrette. Avete visto Castaway voi, per caso? È un film con Antonio Hans. È un film di uno che è, sembra che sia una storia vera, però non è una storia vera, però potrebbe essere vera, bla bla bla, che a un certo punto in aereo, l'aereo cade, lui si salva, va a finire sull'isola deserta, e a un certo punto addirittura quasi sta per impazzire, perché l'essere da soli dopo un po' ti fa andare fuori di testa. Per essere liberi è necessario che ci siano gli altri. Gli altri che noi vediamo come un ostacolo alla nostra libertà sono il contenuto della nostra libertà. E la Costituzione lo dice. Caspita, è necessario che ci siano gli altri. E perché siamo liberi tutti, cioè perché io sia libero è necessario che siano liberi gli altri. E noi facciamo una fatica dall'altro mondo a seguirla. Perché? Perché non abbiamo capito che se non la seguiamo, poi ci mettiamo nei guai. Ma ci mettiamo nei guai anche se siamo quelli che hanno un sacco di soldi. Perché il clima si deteriora per tutti. E le microplastiche le mangiano tutti. Tutti le mangiamo. E le pandemie. E tutto quello che volete di negativo, le guerre. Lo sapete quante guerre ci sono in giro nel mondo adesso? Adesso. Due le conosciamo bene, no? Tutte le altre non sappiamo neanche che ci sono. E uno si guarda in giro e dice: ma qui tra sei mesi, tra un anno, come sarà la situazione?
Hai visto che ci sono tutti quelli che dicono armiamoci, perché se no, se non abbiamo le armi, poi gli altri ci... Senza tener conto che una volta che hai le armi, quando sai le cose le usi. E anche perché poi diventano vecchie. E oltre a diventare vecchie, diventano obsolete. E allora è necessario usarle prima che diventino obsolete. Sapete cosa vuol dire obsoleto? Vuol dire di una vecchiaia come se fosse un iPhone 8. Peggio. 7. È uno è obsoleto. Abbiamo la misura dell'obsolescenza. Eh sì. E allora bisogna usarle, no? Cioè le armi non è che le butti via. Perché esplodono così al cavolo loro, invece che quando glielo dici tu, no, le usi. E chi ha scritto la Costituzione? Le cose che noi vediamo da lontano, le ha vissute. E ha vissuto quasi tutti quelli. Sapete quanti ha scritto la Costituzione? Qualcuno sa in quanti ha scritto la Costituzione? Anche gli adulti, se vogliono. Gli adulti non timidi. 75 era la commissione 75. Era una piccola commissione che ha preparato il lavoro all'assemblea. Lo sapete quanti erano? No, non sapete. Orca, vedete com'è utile la Fondazione Franceschi che distribuisce la Costituzione sperando che qualcuno legga la Costituzione, si interessi la Costituzione e si chieda: ma chi è che l'ha scritta? Allora vado a vedere e scoprirà chi va a vedere che l'ha scritta in 556 persone, delle quali quante donne? Proviamo a fare una specie di toto. Quante donne? 21. 21 donne su 556 vuol dire che l'ha scritta 535 maschi e 21 femmine. Pensate che sproporzione. Da dove deriva questa sproporzione? Potrebbe essere che i partiti hanno candidato 1000 donne e 1000 uomini e gli elettori ne hanno scelti 535 maschi e 21 femmine. Invece dovrebbero essere circa 220 le donne che sono state candidate rispetto a qualche migliaio di maschi. Per forza che usciva così. Bene, ha scritto in 556. Di questi 556, quasi tutti hanno vissuto due guerre mondiali. La prima magari da bambini. E la seconda da adulto. E chi ha perso la casa, chi ha perso un parente, chi ha perso la libertà e chi ha perso la vista. Non ce n'erano ciechi tra chi ha scritto la Costituzione, però suo fratello magari sì, una gamba, una mano e la fame. E la bomba atomica, a voi piace la bomba atomica, ragazzi? No, neanche a me piace, ma proprio per niente. Però, comunque, a me non piacciono neanche i terremoti. Quando sono nato, ho trovato qua sia la bomba atomica che i terremoti. Loro, quelli che hanno scritto la Costituzione, quando sono nati, la bomba atomica non c'era. Un certo giorno hanno scoperto che era stata inventata un'arma così potente da distruggere in un solo colpo un'intera città e ammazzare tutti quelli che c'erano dentro. Cosa praticamente impossibile prima, in un solo colpo. Ma impossibile comunque, perché era impossibile ammazzare tutti quelli che stavano in una città, perché, per bombardare una città dovevano partire chissà quanti aerei e potevano bombardare un pezzettino e poi dovevano ripartire, eccetera. Allora, per dire, da Milano, e dopo il primo bombardamento le persone scappavano.
Qui, anche qui, credo che ci siano stati degli, chi ha l'età per ricordarsi, degli sfollati. E con questo termine, sfollati, si indicavano le persone che avevano lasciato la città per andare a vivere nelle campagne, per non essere ammazzate dalla bomba. Con la bomba atomica, niente, ti arriva quella lì, sei morto. E allora hanno pensato, e come possiamo fare per evitare che tutto questo si ripeta nel nostro futuro? Ma come possiamo avere un futuro? E hanno pensato, beh, se nessuno può essere toccato, se nessuno può essere mandato al fronte per ammazzare e essere ammazzati, se a nessuno si può tirare una bomba in testa, e allora potremmo avere un futuro. Rispettare la Costituzione vuol dire avere il futuro. Che a me personalmente, insomma, mi interessa un pochino, nel senso che misuriamo il futuro vostro col futuro mio. E invece voi di futuro ne avete tanto. Pensate quanto c'entrate, no? Quanto dipende anche da voi la possibilità di avere un futuro così o così. E qual è lo scrimine? È l'osservare o trasgredire la Costituzione? Possiamo però. Perché se la osserviamo, il futuro ce l'abbiamo. Se la osserviamo, anche se siamo fragili, siamo minoranza, facciamo più fatica degli altri, se la osserviamo nel complesso, restiamo dentro. Se non la osserviamo, veniamo buttati fuori. Lei è stato bruciato una volta, ha detto. Io due. Ah. Posso vantarmi. Sono stati buttati fuori, direi che io. Poi bisogna fare un po' di fatica per rientrare. In questo paese la possibilità di rientrare ce l'abbiamo. Però siamo stati buttati. E vuol dire che non ci curavano abbastanza, cioè non ci curavano, non avevano abbastanza cura di noi. Non succede delle volte la scuola. Però c'è la possibilità. E la possibilità abbiamo noi da coltivarla. Perché se non ci mettiamo a coltivarla. E allora, visto che voi oggi riceverete la Costituzione, io credo che non ci sarà eternissimo, sto per quasi per perdere l'aereo, allora devo fare molto, 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 molto in fretta. Beh, non tutti, però chi ha l'età per votare, ha davanti tre possibilità di scelta. Quello di stare a casa propria. Scegliere un partito, una forza e votare quella. Andare a votare e mettere nell'urna scheda bianca o per prudenza nulla, scrivendo non mi piace nessuno di voi. Perché pensate che differenza tra una percentuale del 40%, come è successo in Lombardia, il 41% alle regionali che ha votato, e gli altri che non esistono sostanzialmente, rispetto a un 41% che ha votato, e un 50, non il 59 perché qualcuno non può, è malato, eccetera. Un 50% che dice non mi piace nessuno di voi. E si traggono le conseguenze. E allora, questo fatto che il futuro dipende da noi, è confortante, no? Nonostante le facce tristi che avete, perché ancora non avete capito che dipende anche da voi. E quindi possiamo avere speranza. E la speranza sta nel riuscire a capire che la Costituzione ci serve e che se noi la attuiamo, cioè la rispettiamo, facciamo quel che ci dice,
possiamo vivere meglio. Purtroppo devo lasciarvi, vi saluto, state bene. Davvero grazie a Gherardo per questa lezione che ci ha fatto sulla Costituzione, molto coinvolgente. Grazie, grazie davvero. Allora.